Oggi avremo ospite con noi fisicamente Tony da Melfi. Il campione del nostro stupido gioco musicale è venuto a trovarci dalla Sicilia. Boom. Lo metteremo alla prova, lui ancora non lo sa. Tra poco lo ospiteremo qui. Sempre bella, erano i primi, diciamo, esperimenti di musica house in America, ma anche nel resto del mondo la chiamavano Spaghetti House. Tra i primi Black Box e poi Double D, sicuramente le due canzoni più significative e rappresentative di maggior successo della musica house italiana di quel periodo, fine anni 80, inizio anni 90. Questa era Found Love. E proprio di quel periodo parleremo domani sera nella puntata di Disco Ball dedicata a un club che ha fatto la storia, dove è nata un certo tipo di musica house, l'Hacienda di Manchester. Non perdete domani sera la puntata di Disco Ball alle 21:30. Allora, come anticipato in apertura, non so se eravate all'ascolto, abbiamo con noi fisicamente da Menfi, pensate quanta strada ha fatto con la valigia, con lo spago, è venuto in pullman dalla provincia di Agrigento, Tony da Menfi! Ciao ragazzi! Naturalmente è falso, perché c'è un volo Ryanair low cost che parte da Trapani e arriva a Orio al serio, però io la volevo buttare giù, certo. Un po', capito, più... per farti un po' più poverino, certo. Tutta quella strada 1500 chilometri povero Tony, che non è più campione, ma sai che gli ascoltatori invece ti rimpiangono un po'. Lo so, ho visto anche dei sms che sono arrivati pochi minuti fa che Tony, per noi rimane il campione. Quante settimane sei rimasto campione? Mesi? 2 mesi e qualcosa. Beh, uguale, se sono 1000 settimane 9 settimane, vabbè. Come, grazie innanzitutto per i doni, simpatici doni che ci hai portato. Il minimo che potevo fare. Perché non dovevi assolutamente, ma sai che qui senza doni non si entra, non ti fanno neanche entrare. Qui si entra con i piedi. Nel portone dei Radio DJ. Come ti sembra questa giornata qui in radio? Ma bellissimo, ragazzi, era il mio sogno, quindi alcuni dicono vai a Napoli e poi muori. No, io devo venire a... Ma non devi, tu non puoi morire, perché tu sei Tony da Menfi, campione di indovinamento e canzoni dance, si dice? Sì, indovinamento. Indovinamento. Allora, indovinamento, e noi oggi, caro Tony da Menfi, non abbiamo nessun sfidante per te. Vogliamo metterti alla prova, vogliamo vedere se realmente tu, senza l'uso di strumenti, non so, applicazioni o suggerimenti da parte di qualcuno, sei veramente così veloce. Qua ci siamo noi e te e basta. Ti abbiamo sequestrato il telefono e oggi facciamo il gioco solo con te. Vai, ci proviamo. Quindi per prenotarti usi sempre sì. E vediamo quanto ci metti, se no cadi nella botola. Che lo so, rimarrò qui a Milano, non so, mi nasconderò. È venuto il Jerry Scotti stamattina alle 9, ha costruito la botola dove tu cadrai e vai direttamente nel negozio di piastrelle. Ok, allora andiamo con la prima canzone. La conosci camminando con... Sì. Sì. Mario, sentivo piano. Beh, ero un coglione adesso. Allora, questa è Osmani Garcia, Pitbull e il taxi. Bravo, veramente, Tony da Menfi. Tony da Menfi. Io la conosci. Va bene, questa. Questo ok. Vediamo come. Ti piace la musica latina, eh? Abbastanza. Hai prodotto anche delle. Ho anche delle produzioni con i miei amici. Che salutiamo. Sì. Però. Ciao Valerio, ciao Giacomo. Ciao Valerio, ciao Giacomo. Ecco la seconda canzone. Allora, questa è Sigala. Sì, tanto sei da solo. Sigala Easy Love. Sigala Easy Love. Ci state rimanendo male, Ci stiamo rimanendo male. E anche questa l'hai indovinata. Proviamo con la terza canzone, Mario. Andiamo con l'ultima. Sì. Posso? Prego. Daft Punk, One More Time. È bravo veramente Tony da Menfi. È bravo veramente. Ragazzi, ora per favore qualcuno che mi controlli la pressione, perché sei in sbattimento. Sì. Adesso ti mettiamo sul divano, così ti rilassi. Sì. Grazie Tony, complimenti per la tua, diciamo, cultura, perché questa comunque è cultura. Ragazzi, lo faccio con passione e con amore, quindi complimenti, bravissimi. Grazie a voi di avermi invitato. Questa cos'è?
No. Questo non lo sai, allora. No. Adal. She gets me high, mai sentita? Sì. Perché ovviamente c'è che può pensare, certo, Shazam. Invece no, se è la mia materia non ho problemi, appena poi si parla di pop pure cado pure su questo, su non è. Raga, sono contentissimo, ho fatto una discreta figura, dai. No, sei sempre bravissimo. Grazie per averci seguito. Mercoledì 15 febbraio, ci sentiamo domani dalle 2 in poi. Abbiamo avuto con noi un ospitone, Benny Laurenteggio, e un campione, Tony Damenfi, che è venuto a trovarci direttamente dalla provincia di Agrigento. Grazie per averci seguito, la playlist è già online e noi ci sentiamo domani. Tra poco arriva Nicky con DJ Aladdin, Tropical Pizza. Buon pomeriggio con Radio DJ. Arrivederci.